www.maurizioPoli.it. Torniamo a parlare di testamento, in questo caso testamento olografo. Gli italiani preferiscono il testamento olografo. Queste sono le statistiche degli archivi notarili nella guida 2024, pubblicato dal Ministero di Grazia e Giustizia. Vi riporto poi qui il link, chi volesse approfondire le varie percentuali nelle varie regioni. Dice che il testamento pubblico è utilizzato nel 22% dei casi, mentre lo strumento preferito dagli italiani resta il testamento olografo, adottato nel 78% dei casi. La differenza tra testamento pubblico e olografo l'abbiamo già fatta con alcuni video che trovate sulla pagina YouTube di Maurizio Poli. Andate a rivedere i video per rivedere la differenza tra testamento pubblico e testamento olografo. Quindi, in base alla guida che è dal 1889 al 2019, sono state quindi queste percentuali, il 78% preferisce il testamento olografo. Una buona lettura e alla prossima Educazione Finanziaria.